anche gli dai morti governano. Anche gli infelici temono per la loro felicità. Lingua dei sogni, lingua del passato. Aiutatemi a uscire fuori dal pozzo, via dallo strepito nella mia testa. Perché sento strepitare le armi? Stanno combattendo? Chi combatte? Madre, i miei colchi. Sento le loro gare nel nostro cortile. Dove mi trovo? Lo strepito diventerà sempre più forte. Sete. Devo svegliarmi. Devo aprire gli occhi. La ciotola accanto al giaciglio. L'acqua fresca non estingue solo la sete. Placa anche il frastuono nella testa. È una cosa che conosco. Là, sedevi, accanto a me, madre. E quando giravo la testa, come adesso, vedevo la luce della finestra, proprio come qui, dove mi trovo adesso. Ma là non c'era un albero di fico. Là c'era il mio noce, amato. Sapevi che si può avere nostalgia di un albero, madre? Ero una bambina, quasi una bambina. Avevo sanguinato per la prima volta. Ma non per quello ero malata. Non per quello sedesti accanto a me e mi facesti passare il tempo, mi cambiasti l'impacco d'erbe sul petto e sulla fronte, mi mettesti le mie stesse mani davanti agli occhi e mi mostrasti le linee sui palmi, prima la sinistra, poi la destra. Quanto diverse! Mi hai insegnato a leggerle. Spesso mi sono sottratta al loro messaggio, ho stretto le mani a pugno e le ho intrecciate, le ho posate su ferite, le ho levate alla dea. Ho portato l'acqua dal pozzo, tessuto la tela con i nostri motivi e ho affondate tra i capelli caldi dei bambini. Una volta, madre, in un altro tempo, con le mani ti ho circondato la testa per commiato. La sua forma mi è rimasta come un marchio sui palmi. Anche le mani hanno memoria. Queste mani hanno esplorato ogni punto del corpo di Giasone. Non più tardi di stanotte. Ma è mattino adesso. E che giorno? Calma. Calma. Molta calma. Prima una cosa, poi un'altra. Cerca di ricordare. Dove sei? Sono a Corinto. L'albero di fico davanti alla finestra della capanna d'argilla mi fu di consolazione quando mi cacciarono dal palazzo del re Creonte. Perché? Questo in seguito. La festa è passata? O devo ancora andarci, come infine ho promesso a Giacione? Ora non puoi piantarmi in asso, Medea. Molto dipende da questa festa. Non per me, gli ho detto. Ma lo sai anche tu. Ma va bene, vengo, gli ho detto. Però è l'ultima volta. Allora hai seguito con l'unghia quella minuscola linea nella mia mano sinistra. Mi hai detto che cosa avrebbe significato se prima o poi avesse incrociato la linea della vita. Mi conoscevi bene, madre. Sei ancora viva? Guarda. Ecco che la minuscola linea, che intanto si è fatta più profonda, incrocia l'altra. T'attenta, hai detto. L'orgoglio ti raffredda l'animo. Può darsi. Ma il dolore, madre, anche il dolore lascia una terribile traccia. A chi lo dico? Per quanto fosse buio, quando navigavamo a bordo del largo, vedevo i tuoi occhi e non potevo dimenticarli. Il loro sguardo mi ha impresso una parola che prima non conoscevo. Colpa. Adesso sento di nuovo lo strepito. E la febbre. Eppure mi sembra di essere seduta a quella tavola, non proprio accanto a Giasone. Resta qui, madre. Da dove viene questa stanchezza? Voglio solo dormire ancora un poco. Subito mi alzerò, indosserò il vestito bianco che io stessa ho tessuto e cucito come mi hai insegnato. Poi cammineremo di nuovo insieme per i corridoi del nostro palazzo e sarò allegra, come ero da bambina quando mi prendevi per mano e mi conducevi nel cortile interno, al pozzo che sta al centro,
Sai che non ne ho incontrato da nessuna parte uno più bello. E qualcuna delle donne tirerà su per noi il secchio di legno e io tinzerò l'acqua sorgiva e verrò e guarirò. È così. O io sono fuori di me o la loro città affondamenta sopra un misfatto. No, credimi, sono molto lucida. Mi è molto chiaro ciò che sto dicendo o pensando. Ho trovato la prova. Con queste mani l'ho toccata. Ah, non è orgoglio quello che adesso mi minaccia. L'ho seguita la donna. Forse volevo dare una lezione a Giasone, che aveva tollerato che fossi messa all'estremità della tavola, in mezzo ai servi. Giusto. Questo non l'ho sognato. È stato ieri. In ogni caso, sono servi di grado superiore, ha detto Querulo. Non fare scenate, Medea. Non oggi, ti prego. Sai che cosa hai in gioco? Il credito del re davanti a tutti gli ospiti stranieri. Ah, Giasone, non affannarti. Non ha ancora capito che il re Creonte non può più offendermi. Ma ora la questione non è questa. Devo tenere sgombra la mente. Devo promettermi che non parlerò mai ad anima viva della mia scoperta. Preferirei sopra ogni cosa fare come facevamo da bambine. Talciope ed io, lo sai, madre. Il nostro segreto lo avvolgevamo ben stretto in una foglia e lo mangiavamo guardandoci fisse negli occhi. La nostra infanzia, no, l'intera Colchide era piena di oscuri segreti e quando io arrivai qui, a Corinto, profuga nella scintillante città del re Creonte, pensai con invidia. Costoro non hanno segreti e loro stessi ne sono convinti. È questo che li rende così persuasivi. Ti trasmettono quest'idea con ogni sguardo, ciascuno dei loro movimenti misurati. Ecco, esiste un luogo al mondo dove l'essere umano può essere felice. E solo in seguito mi resi conto che se la prendono molto se metti in dubbio la loro felicità. Ma la questione non è questa. Che succede alla mia testa che lascia vagare i pensieri a sciami? Perché mi riesce così difficile pescare nello sciame l'unico pensiero che mi occorre. Alla tavola del re ebbi la fortuna di sedere tra il mio amico Leuco, secondo astronomo del re, e Telamone, che conosci anche tu, madre. Era quello degli Argonauti che arrivò nel nostro palazzo insieme a Giasone dopo l'approdo sulla costa della Colchide. Sicché non fui costretta ad annoiarmi durante il banchetto, perché Leuco è un uomo intelligente con cui parlo volentieri. C'è simpatia tra noi. E Telamone, che è un po' goffo, ma a me devotamente legato, fin da quel primo pomeriggio in Colchide di così tanti anni fa, che ora a malapena posso contarli. In mia presenza cerca sempre di essere particolarmente spiritoso e anche particolarmente osceno. Sicché avevamo di che ridere, ed io, decisa a punire il re dal mio posto di inferiore, esibì un comportamento da figlia di re, cosa che peraltro sono, vero madre? La figlia di una grande regina. Non mi riuscì difficile attirare l'attenzione e ottenere rispetto, perfino dagli ambasciatori della Libia e delle isole del Mediterraneo. Telamone stette al gioco. Mettemmo in imbarazzo il povero Giasone, diviso tra la soggezione a un re, da cui tutti peraltro dipendiamo, e la gelosia. Beveva furtivamente alla mia salute e mi scongiurava con gli sguardi di non spingere troppo oltre la mia protervia. Però, quando il re attaccò uno dei suoi sproloqui, non seppe che pendergli dalle labbra. Dal lato del tavolo dove stavamo ci si divertiva invece. Ora mi torna tutto in mente. I due uomini accanto a me cominciarono a contendersi la mia persona. Leuco, alto, snello, piuttosto maldestro, dal cranio ovale, che sta allo scherzo ma non è in grado di scherzare a sua volta, cominciò a decantare con serietà le mie qualità di guaritrice a Telamone, simile a un gallo, i riccioli biondi. E Telamone allora esaltò a gran voce i miei pregi fisici. La pelle bruna, disse, i capelli di lana che tutti noi colchi abbiamo e che avevano tirato subito Giasone.
E lui stesso, del resto, ma cos'era lui di fronte a Giasone? Divenne sentimentale, come è facile che diventino gli uomini forti. I miei occhi ardenti, disse, tu lo conosci, madre? Ogni volta che lo vedo mi torna in mente quella volta che comparve da noi, sulla porta. E tu ti sei messa la mano sulla bocca e hai gridato come per spavento, oi! Era un segno di apprezzamento, mi pare. E intanto ti scintillavano gli occhi e mi accorsi che non eri ancora una donna anziana. E involontariamente fui costretta a pensare al padre corrucciato e ombroso. Ah, madre, non sono più giovane, ma pur sempre selvaggia. Lo dicono i corinzi. Per loro una donna è selvaggia se fa di testa sua. Le donne dei corinzi mi sembrano animali addomesticati, resi con cura, mansueti, e mi fissano come un'apparizione estranea. Noi tre, allegri, all'estremità del tavolo, attiravamo tutti gli sguardi invidiosi e sdegnati della società di corte, e anche, ebbene sì, quelli imploranti del povero Giasone. Perché ho seguito la donna, la regina, che finché sono stata in questa città di Corinto non sono quasi mai riuscita a vedere. Avviluppata dentro una fitta rete di voci terribili, nascosta efficacemente dietro la sua inavvicinabilità, trascorre giorni e notti nella parte più riposta, più antica del palazzo, in camere dalle pareti spesse che pare assomiglino a caverne di scarsa luce, una prigioniera piuttosto che una sovrana, servita e sorvegliata da due donne di strano primitivismo, che però a loro modo devono esserle molto devote. Credo che non conosca il mio nome, né io avevo sprecato un solo pensiero per la regina infelice di un paese che mi è rimasto straniero e che mi resterà straniero per sempre. Come mi duole la testa, madre. Dentro di me qualcosa resiste a scendere ancora una volta in quelle grotte, negli inferi, nell'Ade, dove fin dai tempi antichi si muore e si rinasce, dove con l'humus dei morti si cuoce ciò che è vivo. Dalle madri, dunque, dalla dea della morte, all'indietro. Ma che significa avanti? Che significa indietro? La febbre sale. Ho dovuto farlo. Ho visto per la prima volta quella donna al fianco di Creonte con la seconda vista che tu hai notato in me, madre. Mi rifiutai fino all'ultimo di andare a fare apprendistato presso quel giovane sacerdote. Preferì ammalarmi. Adesso ricordo, era la malattia durante la quale tu mi mostrasti le linee delle mani. In seguito, quel sacerdote ha commesso misfatti terribili. Non era normale, allora dicesti. La bambina ha la seconda vista. In questo luogo l'ho quasi perduta. A volte penso che la morbosa paura dei corinzi, per ciò che chiamano le mie virtù magiche, mi abbia fatto smarrire questa facoltà. Così mi spaventai quando vidi la regina Merope, che sedeva muta accanto al re Creonte, che pareva odiarlo e lui temerla. Chiunque avesse occhi poteva vederlo. Io intendo altro. Intendo che tutto a un tratto si fece silenzio, che davanti ai miei occhi apparve quello sfarfallio che precede la seconda vista, che fui sola con quella donna nella sala immensa. Allora la vidi, la sua aura quasi totalmente oscurata da una pena inestinguibile, al punto che un orrore mi prese, e fui costretta a seguirla quando, appena il pasto fu terminato, si alzò, e senza una parola di spiegazione, senza un saluto almeno per i commercianti e gli ambasciatori stranieri, uscì rigida nel suo vestito festivo in tessuto di fili d'oro, e costrinse il re a nascondersi la sconvenienza di lei con discorsi più frettolosi, risate più forti. Godetti di cuore della sconfitta di lui. Deve aver costretto quella donna a mostrare il suo viso distrutto a tutta quella gente curiosa, frivola, così come Giasone mi ha indotto a recitare la commedia
davanti a gente non diversa. Adesso basta. Siamo andate via, entrambe per lo stesso motivo. Orgoglio. Non ho mai dimenticato che una volta mi hai detto che se mi uccidessero, in aggiunta dovrebbero ammazzare anche il mio orgoglio. Esso è rimasto così, e così resterà. E per il mio povero Giasone sarebbe bene rendersene conto in tempo. Seguì la donna il corridoio che porta alla sala delle cerimonie. Quante volte l'ho percorso quale moglie riverita di Giasone, nipote e ospite del re, al suo fianco, in tempi che mi parevano felici. Come ho potuto ingannarmi così? Ma niente inganna più sicuramente della felicità. E non c'è posto che offuschi la nitidezza della percezione quanto un posto al seguito del re. Merop era stata come inghiottita dal suolo. Doveva esserci un pertugio. Cercai e lo trovai, nascosto dietro certe pelli. Sfilai una fiaccola dal suo sostegno e scivolai in quel passaggio, che presto diventò così basso che solo da curva potei continuare a camminare. O l'ho sognato? La cupa volta della cantina, il magnifico, luminoso palazzo del re Creonte, edificato ancora una volta specularmente sopra l'abisso, sull'oscurità. In discesa per i gradini di pietra, un piano dopo l'altro, forse l'ho sognato. Ma il freddo, quello non l'ho sognato. Continuo a tremare e le rocce taglienti che mi graffiavano la pelle. Da dove verrebbero altrimenti i segni dei graffi che ho sulle braccia? E poi nella più profonda e ultima delle profondità. In quel fondo, in cui persino in questo paese, arido, l'acqua si raccoglie. L'ingresso nel labirinto di caverne. Fare due gradini e poi entrare sul ventre e continuare a strisciare, proteggendo la fiaccola che ormai dà solo tremiti. Non pensare più a Merope, che mi preceda o meno. Non pensare più a niente e a nessuno. Essere costretta a procedere sempre di più. La caverna, in cui alla fine il passaggio sfociò, mi era nota dai sogni. Se no, come facevo a sapere che lì la strada si biforcava? Come facevo a sapere che dovevo tenermi a sinistra, che presto la mia fiaccola si sarebbe spenta?